io non vendo né la mia casa né la mia terra, anzi sul mio pascolo non voglio nessuno. Guardi che anche con questo versamento lei non copre il piano di rientro dei suoi debiti. Lei è a rischio, signor Ventura. Io faccio il tifo per lei e per il suo formaggio, ma la banca vuole fatti. La remissione è completa. Il cancro è stato debellato. Io e papà abbiamo deciso di portarti in vacanza. Ciao papà! Signor Ventura, qui l'ambiente è sporco. Non garantisce un'igiene perfetta. Non è sporco. E poi le muffe sono naturali. Danno una tipicità al formaggio. Lasciami immaginare. Accetto l'offerta di Bortolotti. Posso vivere di rendita tutta la vita. Sai che noia. Casciotto. Se mi uccidi li faccio arrestare. È vero? Ma se muori, come fai a farmi arrestare? Perché piangi? Ancora qui? Fa male. Perché sta partorendo? Un capretto. Sì. Ma insomma, questo formaggio è o non è pericoloso? Beh, è tutto relativo. Solo nel 2-3% dei casi. No, ma comunque la profilassi che pratica Rocco Ventura è perfetta. Ora lei riuscirebbe a convivere con la colpa d'aver trascurato quel 2-3%? Uno su un ciglio d'un burrone ci può restare per degli anni, ma se è destinata a caderci dentro, tanto vale dargli una spinta, no? Provati bene. Perché ti copri la testa? Le cicatrici. Sai che gli antichi guerrieri, prima di andare in battaglia, mettevano in prima fila soldati che avevano più cicatrici di tutti? Davvero? Certo, perché erano quelli che mettevano più paura al nemico. È un disperato. Lo zio vuole mandarlo via per costruire l'albergo e lui cerca di portarti dalla sua parte. E lo so che c'è fretta, ma non è facile rubare il latte al proprio gregge. Non c'è bisogno di ali per poter volare. A volte basta chiudere gli occhi. Chiudi gli occhi. Come batte il tuo cuore, così batte il cuore di tutti gli altri, ma anche quello delle aquile. L'unica differenza è che mentre loro volano, tu puoi sognare di farlo. E puoi sognare mille altre cose e farle diventare vere, se ci credi. D'ora in poi lei non può più vendere formaggio, chiaro? Cosa? Guarda che... Ho tolto la licenza perché avvelena la gente! Ehi, l'avete visto tutti? Mi ha messo le mani addosso! Ha messo le mani addosso al sindaco! Grazie!